Meta. Il presente è obsoleto. Meta. Una rubrica vale l'altra. Meta. La rubrica di questa settimana è Gatto Galassia. Le voci dei vostri amici quattro zampe. Benvenuto a tutti gli ascoltatori di Gatto Galassia, rubrica dedicata alla galassia dei diritti dei gatti parlanti nel mondo del lavoro, della famiglia e nell'arco istituzionale. Oggi qui in studio con noi il rappresentante dell'associazione Gommini Ribelli, benvenuto Fulvo Rossi. Ripercorrendo brevemente la vita di Gommini Ribelli, ricordiamo che è l'ente di riferimento auto-organizzato per la tutela dei gatti parlanti sul suolo italiano, nonché responsabile della gestione e del mantenimento del centro interlinguistico sperimentale Beppe Montalcini e protagonista di manifestazioni di occupazione e liberazione detenuti presso i gattili di numerose città. Fulvo, in apertura, anzitutto, mi dica se c'è qualcosa che vorrebbe rettificare della nostra presentazione o se i vostri assetti dal nostro ultimo incontro sono cambiati. Parliamo ovviamente del 2012. Bene, come tu ben saprai, ci fa molto piacere. E per chi degli ascoltatori vi accusa di assumere atteggiamenti forti o violenti durante le vostre manifestazioni, voi cosa rispondete? Sappiamo però che durante il vostro ultimo flash mob presso l'ex centrale nucleare di Caorso ci sono stati degli scontri con la polizia e alcuni degli agenti sono stati ricoverati riportando diversi graffi. E voi smentite o confermate queste voci o comunque qual è la vostra posizione riguardo questo singolo episodio? Certo, e al di là della conoscenza e della stima reciproca, tu ben saprai che appoggiamo la nostra rubrica, appoggio la vostra posizione. E passando ad altro, i problemi dell'alfabetizzazione felina stanno alla base di una molteplicità di azioni che le cronache stanno riportando anche negli ultimi giorni. A segno di una volontà di rinnovamento e di dialogo costruttivo con la società civile, ricordiamo che presso il vostro centro interlinguistico state mettendo a punto un traduttore istantaneo che si chiamerà Babel Cat, in onore del più famoso marchingegno traduttore preso dal mondo della fantascienza. E tu hai qui con te un prototipo che ci vuoi mostrare oggi. È possibile fare un test? Bene, vedo che hai il dispositivo già attivato in posizione e prova a dirci mamma. Bene, la voce è stata registrata. Proviamo a sentire il risultato del vostro traduttore. Penso che dopo tanti anni di lavoro, di militanza, i risultati siano evidenti anche alle orecchie dei più scettici. Fulvo, dobbiamo lasciarci. Vuoi ricordare ai nostri ascoltatori la vostra prossima manifestazione? Quindi non prima del flash mob, ma dopo. Ancora un grazie a Fulvo Rossi di Gommini Ribelli, un grazie a tutti gli ascoltatori e proseguiamo con le trasmissioni. Il presente è obsoleto. Meta. Una rubrica vale l'altra. Meta.